Comune di Rieti lontano dalla risoluzione della crisi, intanto l'ex Manni chiuderà. Rieti in aumento i reati telematici, ma ipotesi chiusura per la polizia postale. Treno Rieti Terni Roma, appello alla politica dormiente per il potenziamento. Ciocco Festival 2014, preparativi in corso per la 3 giorni dal 7 al 9 marzo. Caserma Carabinieri Ascrea, scongiurata l'ipotesi chiusura. Monterotondo le terrazze, prima l'assistenza, poi lo sgombero. E per lo sport FC Rieti Corsaro a Cerveteri e primato temporaneo. La Linkem spugna Pescara per 74 a 70 e la 7ª vittoria consecutiva. Amici di Sabinia Silver TV, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura l'avete appreso dal nostro sommario, parliamo dell'ex Manni. Mentre si litiga per le poltrone, il comune di Rieti chiuderà la casa di riposo ex Manni. È l'annuncio shock dato da alcuni consiglieri di minoranza. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Ex Manni a rischio chiusura. A lanciare l'allarme sono i consiglieri di minoranza Sebastiani, Festuccia e Cascioli. L'ex casa di riposo fu donata al comune di Rieti con il preciso obbligo morale di preservarla, custodirla e tramandarla ai posteri. Per meglio comprendere quello che sta succedendo, hanno dichiarato i consiglieri di opposizione, crediamo sia politicamente corretto partire dall'analisi della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2014 redatta dall'assessore Degni prima della recente uscita di scena. Il dato che sorprende più di tutti è che nell'anno scorso l'amministrazione Petrangeli si è proposta un taglio di 1.300.000 euro alla voce spese di gestione della casa di riposo comunale che, a detta dell'assessore alle politiche sociali, costa alla collettività 1.700.000 euro annui. Tradotto significa più semplicemente la chiusura della casa di riposo. Nonostante si siano messe già le mani nelle tasche dei degenti e dei loro familiari, con l'aumento delle rette di ricovero per l'anno in corso e con la richiesta di cifre esorbitanti di arretrati per l'anno passato, questa sembra dunque essere l'inevitabile dismissione di una struttura d'eccellenza. E intanto va avanti la crisi di governo al comune di Rieti senza che tra il sindaco Simone Petrangeli e il Partito Democratico si riesca a trovare un'intesa. Sentite. Scontro PD Petrangeli, chi cederà? Ancora non è dato saperlo. Di certo quel che serve è una radicale svolta all'azione amministrativa impantanata nella crisi di governo che paralizza l'attività di Palazzo di Città. Una crisi che segue quella mai risolta dello scorso mese di agosto, come sottolineato dal consigliere di minoranza Andrea Sebastiani. Queste prove di forza che il PD con il sindaco Petrangeli sta mettendo in campo vadano tutto a svantaggio dei cittadini di Rieti, perché poi i problemi veri non riescono a risolversi e non trovano una quadra. Credo che alla gente interessi poco queste diatribe, che sono praticamente diatribe solamente di poltrone e che a livello politico hanno ben poco. Di fatto l'attività di governo è ferma da circa un anno, ha ribadito il consigliere di opposizione Luigi Gerbino. Il PD in questo momento sta ponendo un problema di cultura di governo, io credo. È chiaro che poi si sente partito maggiore, è il partito maggiore, quindi si sente in diritto di avere maggiori spazi. Sta contestando la presenza dei tecnici in giunta, sia per l'attività che tutti vediamo non è svolta nel modo migliore, l'attività amministrativa. Ormai l'amministrazione comunale è ferma da quasi un anno. Credo però che l'attaccamento alla poltrona sia non solo dalla parte del PD ma anche dalla parte del sindaco. E intanto, rispetto alle posizioni del sindaco Petrangeli, il Partito Democratico ribadisce la sua posizione su temi, modi e tempi per la svolta dell'amministrazione. L'esigenza, hanno detto, è quella di imprimere una radicale svolta all'azione amministrativa che sia fondata su un preciso e dettagliato patto programmatico che stabilisca tempi rapidi entro i quali si intendano realizzare i progetti dell'amministrazione.
amministrazione. L'opportunità politica di un rinnovamento della giunta, cosa diversa dal semplice azzeramento, non rappresenterebbe il punto di partenza o ciò che il PD pone al sindaco come richiesta per continuare l'esperienza di governo. No, piuttosto sarebbe la conseguenza di un netto cambiamento nell'azione amministrativa che superi la gestione tecnica di settori strategici dell'amministrazione in favore di un recupero da parte della politica dei suoi legittimi spazi. Ed ora torniamo a parlare della ventilata chiusura dell'ufficio di Polizia Postale di Rieti. Lo facciamo con Roberto Chiavolini, segretario del SIULP. Buonasera e bentrovato. Buonasera a lei. Bene, allora la sezione appunto di Rieti è stata inserita in quella che è la bozza di revisione, di riduzione di presidi di Polizia Postale in tutta Italia, quindi anche per Rieti si paventa, ahimè, una riduzione del servizio di protezione. Sì. Questa riduzione riguarderebbe, secondo la bozza, le 7 persone, il personale che attualmente è impiegato nel servizio di Polizia Postale, e cioè quello che si occupa dei reati telematici, per intenderci le denunce sul web, oppure non so, i furti dei telefoni piuttosto che degli iPad, e altre cose, insomma cose che sono... Reati telematici che sono tra l'altro in aumento. Certo, come la clonazione delle carte di credito per esempio, tutta una serie di reati proprio specifici, e loro a partire dalla prima indagine, cioè dalla ricezione della denuncia, portano avanti tutta una serie di indagini appunto che portano fino alla conclusione, molte volte a scoprire l'autore dei reati. Ecco, voi del SIULP avete appunto messo in atto questa forma di protesta che non si fermerà e andrà avanti. Certamente. Innanzitutto questa è una bozza che è stata mandata alle autorità locali, prefetto e questore, i quali entro un termine che è fissato per il 10 marzo dovranno rispondere e dare dare un giudizio su questa chiusura. Noi riteniamo che in un'ottica di spending review la chiusura del nostro posto di Polizia Postale dia praticamente zero, perché loro hanno costo zero, stanno nei locali delle poste, usano i computer delle poste, usano le autovetture delle poste, e quindi io penso che lo Stato non ricaverà nulla dalla chiusura della posta, della Polizia Postale. E a fronte di un notevole disagio per i cittadini. Con tutte le conseguenze certo che ne deriveranno. Bene, certo. Anticipiamo già da ora che registreremo proprio nelle prossime ore una trasmissione mirata sul tema, quindi torneremo lì ad approfondire ad aggiornarci. Se posso aggiungere, sì. È una battaglia, chiamiamola così, tra virgolette, chiaramente, che stiamo portando avanti insieme al SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, e insieme al quale rappresentiamo la quasi totalità dei poliziotti italiani. Bene, bene, grazie. Prego. Chiavolini, per essere stato con noi. Adesso cambiamo argomento e passiamo a parlare del piano di protezione civile del Comune di Rieti. È trascorso quasi un anno dalla sua approvazione, ma i cittadini di Rieti ancora non lo conoscono. In attesa che anche il sindaco di Rieti pianifichi una serie di incontri con la popolazione per spiegare i contenuti del piano comunale di protezione civile, come più volte promesso in questi ultimi mesi, è il primo cittadino di Contigliano a dare l'esempio. Così Crescenzio Bastioni del CER di Rieti punzecchia Simone Petrangeli, al tempo stesso l'assessore alla protezione civile Alessandro Mezzetti. Da parte nostra, continua Bastioni, facciamo i complimenti ad Angelo Toni, questo sindaco che sta facendo il suo dovere, un primo cittadino che si fa carico di informare i cittadini sui rischi che possono minacciare la comunità e l'incolumità delle persone, mettendo a rischio i loro beni, e l'ambiente in cui vivono rappresenta infatti un presupposto indispensabile per l'applicazione e l'efficacia dei piani d'emergenza. Gli incontri fissati da Toni riguardano anche le frazioni. Giovedì 6 marzo Montisola, martedì 11 marzo Colle Baccaro, 13 marzo San Filippo, 18 marzo Contigliano. Ed ora andiamo a sentire e a vedere un estratto della nuova puntata della trasmissione Le 10 battaglie di Sabinia TV, puntata incentrata sul trasporto pubblico. Ospite Riccardo Catelli, vicepresidente del Comitato dei Pendolari Rietini.
Purtroppo non possiamo parlare di potenziamento vero e proprio, o meglio, è stata fatta una grossa attività da parte dell'Italia nel garantirci quantomeno un paio di coppie di treni di rientro il pomeriggio. Perché, ovviamente, perché specifichiamo che in realtà c'è una sola corsa diretta la mattina. Esattamente, noi abbiamo una corsa diretta la mattina alle 6.10 che permette a chi fruisce di questo treno di non fare il cambio a Terni, quindi rimane sulla stessa vettura, c'è il cambio motrice e lo stesso viene direzionato sulla stessa direttrice veloce verso Roma Tiburtina e Roma Termini. Poi ne abbiamo un'altra in partenza alle 6.53 che in questo caso però purtroppo ha necessità di fare un cambio a Terni e quindi arriva intorno alle 7.28 a Terni con un treno che arriva da Ancona verso Roma. Basta scendere, cambiare binario e si riesce ad arrivare praticamente con questo treno qui che parte alle 7.33 intorno alle 8.38, 8.40. Purtroppo questo è un problema grosso, nel senso che quello diretto non ha nessuna difficoltà, in sostanza se non ritardi che possono avvenire sulla stessa linea. Questo della coincidenza ha discapito diciamo, di chi purtroppo lo utilizza, che se c'è un ritardo sulla linea Rieti Terni si paga lo scotto di perderla e di non poter usufruire di un altro treno regionale se non torna alle 10.30-11. E finalmente a pieno ritmo gli impianti sciistici al Terminillo, tutti aperti grazie alle abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni che fanno ben sperare anche per il proseguimento della stagione sciistica. Le basse temperature e le precipitazioni nevose proseguiranno secondo quelle che sono le previsioni meteorologiche per tutta la settimana. Intanto si registrano circa 50 cm di neve a valle e 60 in cima. Negli ultimi giorni la situazione montagna è perciò abbastanza movimentata, il Terminillo è infatti anche popolato dalle scolaresche che stanno facendo la settimana a Bianca. Per gli amanti dello sci dunque la stagione è entrata a regime dopo un inizio abbastanza difficile, complici le scarse nevicate. Ed ora cambiamo argomento, parliamo della nuova edizione di Cioco Festival e lo facciamo insieme al nostro ospite in studio, Emanuele Morciano, corresponsabile della segreteria organizzativa. Buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera a voi. Bene, ci siamo, allora fervono i preparativi, la kermesse ideata appunto dall'azienda reatina all'opera prenderà infatti il via venerdì prossimo. Sì, siamo insomma in pieno fermento organizzativo per quanto riguarda l'inaugurazione che ci sarà, mi permetto di ricordarlo, con l'occasione alle 16.30 di venerdì. E al taglio del nastro si presideranno ovviamente le autorità che hanno partecipato come partner sponsor e ovviamente si darà già un assaggio di quello che sarà il taglio di questa manifestazione, un taglio incentrato ovviamente sul mondo dei bambini e soprattutto su quella che poi è l'importanza della produzione locale, cioccolato artigianale. Bene, una 3 giorni sicuramente ricca quindi di eventi, lo abbiamo preannunciato ma non sveliamo troppo, tra incontri, assaggi e quant'altro, una edizione che si prefigge sicuramente lo scopo di bissare se non superare il successo ottenuto con l'edizione dello scorso anno. Sì, certamente, quest'anno diciamo abbiamo una progressione che è volta a creare, come ho già peraltro detto in conferenza stampa, un asset vero e proprio per il territorio, cioè cominciamo ad avere i primi segni tangibili della generazione di un indotto, quindi di qualcosa che in qualche modo sta attecchendo in maniera più che positiva sul territorio, anche con iniziative sporadiche, devo dire, da parte del singolo esercente piuttosto che dell'associazione o quant'altro. E questo è forse il più importante risultato per noi comunque, perché come segreteria organizzativa e come azienda, a prescindere poi dal mecenatismo che c'è dietro a questa iniziativa da parte di Fabio Franceschini, che è il patron, insomma, c'è anche poi la volontà di stimolare il territorio e di fare sì, certo, che poi in quei giorni la città stessa diventi un evento. Bene, allora grazie Emanuele Morciano, buon lavoro, buoni preparativi e quindi ricordiamo Cioco Festival 2014, Rieti e ricordiamo le date velocemente. 7, 8 e 9 dalle 16.30 inaugurazione fino a tarda sera, chiudiamo domenica sera. Appunto. Bene, grazie. Adesso andiamo avanti col nostro TG.
Cambiamo argomento. Giovedì 6 marzo il fotoreporter della Dolce Vita, fotografo del Tempo e del Messaggero, racconterà agli studenti del corso di giornalismo del liceo Classico Varrone i segreti e di retroscena della sua carriera. Ospite dell'Associazione Culturale Rietina, Domenico Petrini, accompagnato dal giornalista Francesco Marchioni, approfondirà il tema fotogiornalismo, TV, video, TG, uso del corpo nei media. Scongiurata l'ipotesi chiusura per la caserma dei carabinieri di Ascrea, il Consiglio Comunale di Castel di Tora ha infatti deliberato l'individuazione di uno stabile da utilizzare per la futura caserma, oggi ubicata in locali non giudicati idonei. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla Sabina Romana. Siamo a Monterotondo. Prima dello sgombero il comune dovrà trovare una sistemazione alle famiglie degli occupanti del complesso Le Terrazze. È questa la risposta del viceministro dell'Interno Bubbico all'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Occorrerà dunque che l'amministrazione comunale intervenga prioritariamente a livello socio-assistenziale nei confronti degli extracomunitari che occupano gli stabili di via Gramsci. E restiamo ancora a Monterotondo, al via la primavera dello sport, iniziative ogni fine settimana dal 6 marzo al 18 maggio. Primo appuntamento in programma, quello di giovedì prossimo con il seminario Sport e Disabilità, aperto ad allenatori, istruttori, professionisti ed operatori dell'associazionismo sportivo e culturale. Il servizio. Un invito a muoversi, divertirsi e provare sport diversi rivolto a tutti, bambini, ragazzi e adulti. È in arrivo a Monterotondo la primavera dello sport, che inizia giovedì 6 marzo e prevede iniziative ogni fine settimana fino al 18 maggio. Occasioni di riflessione e di pratica sportiva libera, in spazi pubblici, gratuita per tutti. Sabato 8 marzo al Parco Arcobaleno si terrà la seconda festa dello sport multidisciplinare, durante la quale bambini e ragazzi, abili e diversamente abili, potranno vivere insieme esperienze sportive comuni. Domenica 9 marzo, appuntamento con Entra in gioco l'energia, prima di 4 mattinate di sport rivolte a tutte le fasce d'età, dedicate al buon umore e al benessere fisico. Un fitto programma darà ad ognuno la possibilità di cimentarsi in tutte le discipline sportive presentate dalla primavera dello sport. Il tiro con l'arco e con la pistola, la scherma, il basket, il calcio, il pattinaggio a rotelle, il ping pong, il taekwondo, il judo e non solo. Bene, e ci fermiamo qui per questa prima parte del nostro TG. Ora un breve break pubblicitario, poi di nuovo insieme con la pagina sportiva tra poco. Scegli Clara, vinci un iPad. Fino all'11 maggio cerca all'interno di ogni confezione di latte fresco Clara da un litro la scritta Hai vinto ed il relativo codice vincente. Puoi aggiudicarti uno dei due iPad Air messi in palio ogni settimana. Non perdere questa occasione. Clara, la bontà ti premia sempre. Esplode la voglia di carnevale nella Valle del Velino. Carnevale Dreogano. Antrodoco, 23 febbraio, 2-4 marzo. Rievocazione storica delle antiche tradizioni popolari. Lì 12 mesi. Ogni mese un gioco, ogni mese una maschera. Il carnevale ad Antrodoco. 23 febbraio, 2 e 4 marzo. Non mancate! A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tanti
tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. C'è un posto dove accadono cose straordinarie tutti i giorni, come fosse una cosa normale, sotto gli occhi di tutti e senza lo stupore di nessuno. L'8 e il 9 marzo la Gardenia fa qualcosa di speciale. Aiuta l'AISM a sconfiggere la sclerosi multipla che colpisce soprattutto noi donne. Sosteniamo insieme la ricerca scientifica. Solo insieme possiamo trasformare un piccolo gesto in qualcosa di straordinario. Per la festa della donna vieni in piazza e scegli la tua Gardenia. Ti aspettiamo. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Ed eccoci di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria. In apertura di questa pagina sportiva ci occupiamo di calcio. L'FC Rieti vince per 2-1 nella sfida in trasferta contro il Città di Cerveteri e la squadra ottiene per il momento la testa della classifica grazie ai gol di Gai e Cardillo. Il servizio. Blitz dell'FC Rieti a Cerveteri e primato temporaneo. Cambia infatti per il momento la vetta della classifica del girone A di eccellenza, dove gli amarantocelesti dovranno attendere la gara di mercoledì della Viterbese per capire le sorti decisive di questa giornata di campionato, che la vede con un distacco di un punto dai gialloblu. Una partita ben giocata, soprattutto nella prima frazione, quella degli uomini di mister Gasparri, che termina con il risultato di 2-1 con una squadra totalmente diversa da quella dell'andata, finita 6-0 in favore dei reatini. Una vittoria che porta stampati i nomi di Cardillo e Gai, autori entrambe di un gol, e Pezzotti. Era importante vincere e convincere, dice Fedeli Junior. Noto un cambiamento di trend, i ragazzi non ci stanno a perdere, restano 10 gare, prosegue Fedeli, e la speranza è di vincerle tutte. La Viterbese, mi concentro sul doppio turno casalingo, dobbiamo prendere 6 punti. Unica nota stonata, la contrarietà di tecnico e società sulla partecipazione di Pezzotti, Salvi e Beccarini alla finale della Coppa Provinciale UISP di calcio a 5. Questo all'FC Rieti non va giù, visto il rischio di infortuni e stanchezze. Ed ora ci occupiamo di basket, settima vittoria consecutiva per l'NPC, per la Linkem NPC che spugna Pescara per 74-70. Sentite. La settima vittoria consecutiva regala alla NPC la possibilità di conquistare il primato in classifica. L'eventuale vittoria nel recupero casalingo del prossimo 8 marzo porterebbe infatti la Linkem NPC Rieti ad occupare il primo posto a pari merito di Latina, che l'ultima giornata di campionato verrà a Rieti per lo scontro diretto. La partita contro Pescara e il successo conquistato al Pale Elettra ha dato questa possibilità ed il modo in cui questo è arrivato ha più di un significato. Nei primi due quarti la gara è stata giocata in perfetto equilibrio, punto a punto, con margini di vantaggio ora dall'una e l'altra parte molto stretti. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa si sono imposti fortemente sui reatini, arrivando al massimo vantaggio di più 16, 52-36. Nell'ultima frazione di gioco i leoni amarantocelesti hanno tirato fuori grinta ed orgoglio e sfoderato una prova eccezionale, in cui con un parziale di 29-12 hanno ribaltato le ormai gioiose ma ingannevoli aspettative dei biancorossi. A Pescara quindi non si è solo vinto, ma si è dimostrato che questa squadra è ben capace di trovare sempre il bandolo della matassa, anche quando questo si nasconde dietro l'opera di giocatori esperti, belle aspettative e forti pressioni.
Bene, questo era l'ultimo servizio dell'edizione odierna del nostro TG. A voi tutti grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento con i programmi di Savinia Silver TV, canale 71.